Ma non rubo altro tempo, vi presento la dottoressa Caterina Manzino, che è socia dell'associazione, membro del consiglio direttivo e consigliera da più di 2 anni. E Caterina ci parlerà di onde gravitazionali, è bravissima perché noi abbiamo già avuto l'onore di assistere alle sue conferenze in sede, e però è la sua prima volta al museo, quindi un grandissimo applauso, grazie. Sono un po' emozionata, essendo in effetti un battesimo qui al museo con voi, e lo scopo della conferenza di oggi è appunto quello di parlarvi delle onde gravitazionali, il cui rilievo è stato in effetti la scoperta scientifica dell'anno scorso, una delle più importanti del nostro secolo sicuramente. Quello che vorrei fare con voi oggi è di comprendere che cosa sono le onde gravitazionali, quali sono state le tecnologie all'avanguardia che ci hanno permesso di rilevarle. Pensate che quando Einstein le ipotizzò 100 anni fa riteneva non sarebbe stato possibile mai dimostrarle, invece questo è stato possibile farlo, e che scenari apre questo tipo di scoperta, cioè che cosa ci permetterà in effetti di andare a studiare, di indagare quali fenomeni che fino a questo momento c'erano preclusi potremo nel tempo andare a studiare attraverso questo fenomeno. Ormai anche per quel che riguarda la scienza siamo in epoca 2.0, social network, quindi tutto quello che è informazione della scienza anche passa attraverso i canali sociali. Il 25 settembre del 2015 un fisico teorico di fama internazionale che si chiama Lorenz Krauss lancia un tweet in cui dichiara appunto il rumors riguardo al possibile rilievo di onde gravitazionali da parte del detettore LIGO, poi lo vedremo meglio nel dettaglio, è uno dei rilevatori principali situato negli Stati Uniti. Passa del tempo, passano mesi in effetti, perché dal 25 settembre si rincorrono sempre notizie e informazioni, il tutto diventa poi inutile storia nel momento in cui l'11 febbraio del 2016 il team congiunto LIGO e Virgo dichiara in effetti in una conferenza stampa a livello mondiale che effettivamente è avvenuto per la prima volta nella storia il rilievo di onde gravitazionali. Rilievo che è stato fatto solamente dai due rilevatori LIGO situati negli Stati Uniti, perché Virgo, che poi vedremo bene, è il nostro orgoglio nazionale, perché qui in Italia, è a Cascina, in provincia di Pisa, era ancora inattivo. Era stato chiuso da qualche anno per l'upgrade, perché la sensibilità non era sufficiente. Ahimè, è stato riattivato solamente il 20 febbraio di quest'anno e quindi nel momento in cui è stata fatta la scoperta il rilevatore era chiuso. Io quel pomeriggio lì ho avuto la sfortuna di avere l'influenza, ma è stata la mia fortuna perché lavorando tutti i giorni e tutto il giorno non avrei potuto assistere alla conferenza. Invece sono riuscita a tornare a casa, alle 2, abbastanza stravolta, e mi sono goduta questo momento che devo dire è stato veramente emozionante. Partiamo quindi con ordine nel cercare di comprendere che cosa sono le onde gravitazionali e per far questo dobbiamo fare un salto indietro di 100 anni. Il 25 novembre del 1915 Einstein pubblica la sua teoria della relatività generale e con questa modifica completamente quelli che sono i nostri concetti di gravità, spazio e tempo. Fino a quel momento, diciamo, noi consideravamo la forza di gravità così come Newton l'aveva descritta. Newton nel 1689 pubblica la sua teoria, la sua legge di gravitazione universale, in cui appunto ci dà quella formuletta che tutti conosciamo dai nostri studi liceali, che funziona benissimo e che è precisissima, per cui appunto la forza di attrazione tra due corpi appunto dotati di massa è uguale al prodotto delle masse diviso il quadrato della loro distanza moltiplicato per una costante di gravitazione. È una formuletta appunto che funziona benissimo e funziona tuttora anche quando si vuole lavorare in termini di meccanica orbitale nel nostro sistema solare,
ma lo stesso Newton si era posto la questione di come fosse possibile che in maniera improvvisa e subitanea nascesse una forza tra due corpi dotati di massa. Non aveva le capacità scientifiche per andare oltre questo, si era posto una semplice domanda e lì si era conclusa la questione. Passano quasi 300 anni e arriva Newton con la sua teoria della relatività. Lui ci descrive in questa teoria il fatto che in realtà noi non siamo soltanto in un ambiente spaziale a tre dimensioni, come siamo abituati a concepirlo, altezza, lunghezza, larghezza, ma in realtà ci troviamo in una realtà quadridimensionale, a quattro dimensioni, dove lo spazio è strettamente connesso al fattore tempo, al fattore temporale. Possiamo immaginarlo in questo modo: noi siamo fermi in questa stanza e ognuno di noi ha delle precise coordinate in termini spaziali, altezza, lunghezza e larghezza, ma non siamo fermi in realtà in termini di tempo. Il tempo sta scorrendo, andiamo avanti con noi, e in realtà ci troviamo su un pianeta che non è fermo, immobile, si sta muovendo, ruota intorno al proprio asse, il sistema della Terra ruota intorno al Sole, il sistema solare ruota intorno alla galassia, e la nostra stessa galassia si muove, nulla è fermo nello spazio. Quindi in realtà nel momento in cui noi abbiamo una coordinata temporale spaziale, abbiamo contemporaneamente una coordinata temporale che si muove. È impossibile immaginare con la nostra mente una realtà quadridimensionale, e le equazioni che descrivono questo sono estremamente complesse. Però possiamo fare una semplificazione. Possiamo immaginare questo spazio-tempo come una sorta di tappeto elastico, di struttura elastica. Questa GIF che vi faccio vedere adesso dimostra bene il concetto. È una sorta di tappeto elastico nel cui contesto noi possiamo inseriamo una massa. Immaginiamo di avere un tappeto elastico teso, piano, e di buttarci in mezzo una palla di piombo. Questo tappeto si deforma per il peso della palla. Lo stesso fa lo spazio-tempo in presenza di massa, si deforma per la presenza della massa. Ora, se noi poi lanciamo intorno a questa palla di piombo, in questo caso rappresenta la Terra, questo oggetto, una pallina più piccola, questa entrerà nella deformazione causata dalla massa in questo tappeto elastico e rotolerà verso la massa stessa. Se però questa pallina che noi lanciamo intorno a questo oggetto a sua volta ha una sua massa, quindi causa una più piccola deformazione dello spazio-tempo, e ha una sua velocità comunque di movimento, si crea una situazione di equilibrio per cui la pallina non cadrà contro l'oggetto più grande, ma ruoterà intorno alla stessa. E quello che succede poi di fatto per il nostro sistema solare, quando appunto i pianeti ruotano intorno al Sole, la Luna ruota intorno alla Terra. Quindi la forza di gravità in realtà non è una forza che nasce così improvvisamente tra due corpi dotati di massa, ma è la conseguenza della deformazione dello spazio-tempo causata dalla presenza di questi oggetti di grossa massa. Più gli oggetti sono grandi e con massa importante, più la deformazione è evidente, e viceversa, meno gli oggetti hanno massa, meno la deformazione è evidente. Sempre per cercare di comprendere il fenomeno delle onde gravitazionali, vi parlo anche di un altro fenomeno che c'è sicuramente più familiare e ci permette di capire come nascono le onde gravitazionali. Andiamo adesso alla teoria dell'elettromagnetismo, 1864, Max descrive le caratteristiche ondulatorie della luce ed il fatto che il campo elettrico e magnetico si propagano nello spazio come un'onda alla velocità della luce. Nello specifico descrive anche che l'oscillazione e accelerazione di una carica elettrica genera appunto un'onda, radiazione elettromagnetica, che si muove nello spazio. Queste onde hanno delle caratteristiche ben precise fisiche. La lunghezza d'onda, che è la distanza fra due massimi o due minimi, e la frequenza, intesa come il numero di cicli nell'unità di tempo. Le due parametri sono tra loro legati da un rapporto di proporzionalità inversa. Più la lunghezza d'onda è grande, più la frequenza è piccola, e viceversa. L'onda elettromagnetica è una trasportatrice di informazioni
e ci dà delle informazioni sulle caratteristiche, sull'energia e sulle proprietà della carica che l'ha generata. Ora, noi lo spettro elettromagnetico lo conosciamo ormai bene, nel senso che siamo stati in grado di studiarlo, siamo in grado di generare le onde elettromagnetiche di vario tipo e di rilevarle. Lo spettro elettromagnetico va dalle radiazioni più energetiche, che sono appunto l'ambito dei raggi gamma. Abbiamo onde ad altissima frequenza e con lunghezza d'onda piccolissime, dell'ordine di 10 alla meno 16 metri, alle radiazioni più deboli, che sono poi le onde radio. Abbiamo lunghezze d'onda molto molto ampie e frequenze basse. La radiazione, diciamo, che noi riusciamo a percepire con i nostri occhi, la luce visibile, sta in questo piccolissimo settore qui, tra i 390 e i 760 nanometri di lunghezza d'onda. Come vi dicevo, noi la lunghezza, diciamo, la radiazione elettromagnetica la conosciamo, la utilizziamo appunto per tantissime nostre attività di vita comune. Siamo in grado di rilevare diversi tipi di radiazione, e questo è sfruttato ampiamente a livello astronomico, nel senso che ormai siamo dotati di tutti i possibili sistemi di rilevazione relativi a tutti i tipi di onde elettromagnetiche rilevabili. Tutto l'universo che oggi noi, fino ad oggi, fino a quantomeno al momento del rilievo delle onde gravitazionali, eravamo in grado di vedere, si basava solo sull'osservazione delle onde elettromagnetiche, che possono essere o emesse o riflesse o assorbite dai vari corpi. E questo ci ha permesso di fare tutta una serie di scoperte non da poco. Abbiamo potuto studiare delle stelle, la temperatura, i meccanismi fisici, la composizione chimica, siamo andati a studiare le galassie in termini di massa, in termini di età, di quantità di gas, di estensione, di movimento, ma siamo andati anche più in là, a guardare verso l'origine dell'universo, per stimare l'età dell'universo, la materia che contiene, e scoprire che in effetti quello che noi conosciamo è la minima parte della materia esistente. Noi ad oggi siamo in grado di capire circa il 5% della materia reale esistente nell'universo. Ci ha permesso di ipotizzare come evolverà e quanto potrebbe vivere. Ma la radiazione elettromagnetica in questo studio ha un limite, perché di fatto arriva circa 380.000 anni dopo il Big Bang. Tutto quello che succede prima ci è precluso, perché diciamo, voi sapete che il Big Bang è stato un momento in cui c'è stata questa grande esplosione, questo grande scoppio di una singolarità, cioè di una condizione a temperatura e densità infinita, che poi si è espanso in un tempo velocissimo. Questo ha portato via via a un calo delle temperature e al formarsi della materia così come noi conosciamo. Ma finché le temperature hanno mantenuto un certo valore, non è stato possibile per i fotoni liberarsi dalla materia. Tutta la materia è una sorta di plasma ionizzato in cui non era possibile per il fotone liberarsi dalla materia, continuava a interagire con la materia e sostanzialmente questo plasma risulta opaco alla radiazione elettromagnetica, non ci si vede, un po' come quando si guarda attraverso una candela accesa, la fiamma, se uno si mette di fronte alla fiamma e guarda attraverso, non vede dall'altra parte, perché in effetti il plasma è opaco. Soltanto 380.000 anni dopo il Big Bang, la temperatura è scesa ad un livello tale da permettere la combinazione degli atomi, la combinazione di protoni, neutroni ed elettroni in atomi neutri, e quindi in questo momento, detta era della ricombinazione, il fotone si stacca dalla materia e riesce a liberarsi e arrivare fino a noi. Questa è la radiazione cosmica di fondo che è stata dimostrata e rilevata. Però diciamo che l'unico momento, diciamo, dopo il Big Bang da cui noi possiamo partire. Quello che è successo prima con la radiazione elettromagnetica noi non siamo in grado di vederlo. È tutto teoria, ci sono delle evidenze scientifiche che ci portano a pensare che la nostra teoria sia corretta, ma noi non possiamo vedere realmente quello che è successo. Questo ve lo faccio, ve l'ho messa per farvi comprendere quanto la forza gravitazionale sia debole rispetto alle altre forze, quindi perché queste onde gravitazionali siano così poi difficili, quando capiremo cosa sono, da rilevare. Queste sono le quattro forze fondamentali in natura.
Due agiscono a livello, diciamo, delle particelle nucleari elementari, forza forte e forza debole. La forza elettromagnetica è quella di cui abbiamo parlato prima fra le cariche elettriche, e poi abbiamo la forza gravitazionale. Se guardate i livelli di intensità, notate che la forza forte, che è quella che viene attaccata i protoni nel nucleo, è estremamente intensa, 10 alla 4 newton come intensità. L'elettromagnetica è un po' più debole, la debole anche è ancora più debole. Ma la forza gravitazionale è debolissima, di un fattore 10 alla meno 34 newton. È una forza veramente debole. A noi sembra una forza forte, perché è quella che ci tiene incollata al terreno. Per riuscire a far partire un razzo dobbiamo dargli un'accelerazione di 11 km al secondo, se no non si stacca dalla Terra. Ma in realtà è una forza debolissima. È una forza che agisce fra tutte le masse. Idealmente, cioè, la forza di gravità esiste anche fra me e voi. Il motivo per cui noi non ci appiccichiamo gli uni agli altri è perché la nostra massa è veramente piccola. Quindi la forza di gravità esiste, ma è irrilevabile e irrilevante in termini pratici, diciamo. Non la possiamo proprio, per fortuna, non dà nessun tipo di effetto. Ora, abbiamo visto che per la radiazione elettromagnetica l'oscillazione e accelerazione di carica genera appunto queste onde che si propagano nello spazio. Lo stesso accade per quel che riguarda le onde gravitazionali. Se noi prendiamo un oggetto dotato di massa e lo facciamo oscillare, accelerare, otteniamo delle onde gravitazionali. In linea teorica, quindi, noi stessi, se ci mettiamo a girare in coppia, per esempio, gli uni intorno agli altri, possiamo generare delle onde gravitazionali. Nella pratica, così come la forza di gravità non si percepisce tra di noi, non si percepiscono queste onde gravitazionali. Perché le onde gravitazionali si possano percepire, le masse che devono essere in gioco sono estremamente, devono essere importanti, masse molto molto alte. Le onde gravitazionali quindi possono essere prodotte solo da oggetti estremamente massicci. E questa è un'altra caratteristica del fenomeno: i processi che generano questo tipo di onde devono essere processi asimmetrici. Questo deriva dal teorema della relatività generale, che è il teorema di Birkhoff, e ve lo spiego in parole semplici. Cosa vuol dire? Prendiamo l'esempio, diciamo, di due corpi dotati di massa notevole, tipo due stelle di neutroni o due buchi neri che ruotano uno intorno all'altro. Se virtualmente ruotassero in maniera perfettamente sincrona e simmetrica, questo non genererebbe alcun tipo di onda. Perché si generi l'onda ci deve essere una qualche asimmetria nel sistema, cioè la rotazione non deve essere perfettamente sincrona e simmetrica. Ora, in natura, immaginare che esista un processo perfettamente simmetrico è estremamente improbabile, per cui verosimilmente tutti i fenomeni di cui adesso vi parlerò, che sono quelli responsabili dell'emissione di onde gravitazionali, lo fanno realmente, perché sono sicuramente processi asimmetrici. Nello specifico, possono generare onde gravitazionali come sorgenti continue, quindi che le generano per lungo tempo, stelle a neutroni rotanti non simmetriche. Ora, le stelle a neutroni sono oggetti estremamente densi, derivano dal collasso di stelle massicce quando residua una massa che è oscillante tra una volta e mezzo circa e le tre masse solari. In quel caso si crea appunto una stella dove la materia non ha le caratteristiche che conosciamo noi, è una materia di genere e la parte centrale è costituita proprio esclusivamente da neutroni, come un grosso nucleo atomico composto solo da neutroni. Questa stella non collassa in un buco nero, cosa che accade quando invece la massa residua supera le tre masse solari, perché c'è una pressione proprio quantistica dei neutroni che controbilancia la forza di gravità e fa sì che rimanga stabile questo oggetto. Ma parliamo di oggetti con masse appunto tra una volta e mezzo e le tre masse solari, che hanno un diametro di qualche decina di chilometri, quindi estremamente piccolo come diametro. Se noi volessimo immaginare la densità di questi oggetti, pensiamo che è come comprimere una portaerei in un granello di sabbia. Quindi è veramente una densità enorme. E la velocità di fuga da questi oggetti, vi ha detto che nel nostro caso della Terra è 11 km al secondo, qui arriva a un terzo della velocità della luce. Cioè un oggetto posto sulla superficie di una stella di neutroni dovrebbe partire a una velocità di 100.000 km al secondo, quindi una velocità altissima.
Bene, queste stelle sono oggetti che ruotano molto molto velocemente intorno al proprio asse. Nel caso in cui questa rotazione non fosse perfettamente simmetrica, siccome l'oggetto è estremamente compatto e massiccio, ci sarebbe la produzione di onde gravitazionali. Poi possiamo avere invece fenomeni transienti di breve durata, che sono poi quelli che in effetti abbiamo rilevato fino ad oggi. Collasso asimmetrico di supernove, quindi anche il collasso delle supernove stesse mentre vanno a collassare, a formare o stelle di neutroni, punti neri, può dar luogo alla formazione di onde gravitazionali. I glitches da pulsar, le pulsar sono delle stelle di neutroni che ruotano molto velocemente intorno al proprio asse e che generano degli impulsi elettromagnetici a intervalli molto precisi e regolari che vengono emessi dal loro polo magnetico. Questi oggetti hanno delle improvvise accelerazioni a volte, che gli scienziati non sanno ancora spiegare bene da che cosa sono derivate. Questi si chiamano glitches e sono fenomeni di nuovo potenzialmente generanti onde gravitazionali. I soft gamma repeater sono anche questi un altro tipo di stella di neutroni, sono dei magnetar, cioè stelle con un campo magnetico estremamente alto, dell'ordine da 10 alla 10 alla 11, 10 alla 15 Tesla. Si pensa che siano campi magnetici potenzialmente mortali alla distanza dalla Luna alla Terra, cioè se noi ci fossimo alla distanza della Luna e questo oggetto fosse la Terra, potrebbe essere potenzialmente mortale l'intensità di questo campo. Quindi sono campi elevatissimi e sono oggetti che emettono in maniera irregolare radiazione sempre gamma o raggi X. Altri fenomeni transienti possono essere i sistemi binari, nella fase binaria di quiescenza. E questi sono o coppie di stelle di neutroni o coppie di buchi neri che ruotando in una fase appunto di fusione generano onde gravitazionali. E questo è in effetti il target su cui si è concentrati la ricerca ed è quello che ha dato poi i risultati che adesso abbiamo. Altri fenomeni che possono produrre onde gravitazionali sono allora, il residuo del Big Bang. Ci stiamo ponendo la questione, si pone da sempre la questione del come sia possibile che nel nostro universo si siano formati in zone ben precise maggiori densità di materia e quindi galassie e stelle. Una delle possibili ipotesi è che ci siano state delle increspature, delle irregolarità nel processo di inflazione, cioè poche frazioni di secondo dopo il Big Bang è avvenuta questa inflazione, cioè questa espansione acceleratissima della materia, diciamo di quello che era diciamo, la materia in quel momento, ma che questo fenomeno non sia stato perfettamente simmetrico. Ci sono state verosimilmente delle increspature e se la teoria è corretta queste increspature hanno prodotto delle onde gravitazionali. Quando riusciremo a rilevare questo tipo di onde avremo la conferma che in effetti questa nostra teoria sullo sviluppo del Big Bang e quindi sulla successiva concentrazione di materie solo in certe zone piuttosto che in altre è effettivamente corretta. Per fondo incoerente invece di sorgenti di onde gravitazionali, che è l'altro possibile appunto origine delle onde, si intende quei segnali gravitazionali così distanti da non poter essere certamente localizzati in termini né di distanza né di posizione, un po' come il fondo, diciamo, come la radiazione cosmica di fondo. Si ritiene esista anche un fondo incoerente di onde gravitazionali che in futuro potremo rilevare. Questi ultimi capitoli nello specifico attualmente non sono alla portata dei nostri tipi di rilevatori in questo momento. Cerchiamo di capire come le onde gravitazionali si propagano nello spazio. Ora, abbiamo detto le onde elettromagnetiche, per tornare sempre a un paragone più semplice dal punto di vista immaginario, si propagano appunto nello spazio, sappiamo dalla teoria dell'elettromagnetismo, che si propagano nello spazio alla velocità della luce. Queste non si propagano nello spazio, queste sono proprio delle increspature dello spazio, cioè se immaginate sempre il famoso tappeto elastico di cui vi parlavo, è come se questo tappeto fosse percorso, proprio fosse scosso da un fenomeno ondulatorio, è come se cambiasse proprio la geometria di questo tappeto. E diciamo, a noi visivamente viene da immaginarlo come onde del mare. In realtà la geometria dell'onda gravitazionale è complessa perché parliamo di una struttura quadridimensionale. Diciamo che questa GIF ci fa vedere più o meno il tipo di deformazione
gravità allo spazio, che è sempre una visione solo a tre dimensioni, al passaggio di un'onda gravitazionale. Quello che ci interessa capire, perché poi è il sistema con cui noi siamo andati a cercare le onde, è che quando passa un'onda gravitazionale, se noi abbiamo due oggetti, per esempio due rette poste a 90 gradi, diciamo, ad angolo retto, una si accorge e l'altra si allunga al passaggio dell'onda, cioè il tipo di ondulazione causa una deformazione di questo tipo, e questo vedremo che è importante perché è il modo che noi abbiamo sfruttato per poter rilevare questo tipo di onde. Per farvi un altro esempio che forse rimane dal punto di vista visivo anche più comprensibile, immaginiamo di avere uno specchio d'acqua completamente immobile, ora in natura non esiste, però immaginiamo di avere uno specchio d'acqua piatto, completamente immobile, e di porre su questo specchio d'acqua, immaginiamo che questa linea retta sia il nostro specchio d'acqua, di porci delle palline. Poi decidiamo di far muovere questo specchio d'acqua con un oggetto, prendiamo una bottiglia per esempio, e la facciamo muovere verticalmente, esattamente in maniera verticale, questo specchio d'acqua. Nel momento in cui noi facciamo muovere questa bottiglia, noi creiamo un'increspatura delle onde in questo specchio d'acqua, che saranno tanto più ampie quanto più grande sarà la nostra bottiglia, e tanto più veloce quanto più noi velocemente muoviamo la bottiglia. Nel momento in cui noi creiamo queste onde, si crea una situazione di questo tipo. Le palline si spostano, ma non perché ci sia movimento di materia, perché in questa situazione ideale la materia rimane nello stesso posto in cui era, ma si deforma quel tipo di struttura. È una deformazione, diciamo, della materia quella che accade, proprio della configurazione della materia. Quindi noi vedremo le palline allontanarsi e avvicinarsi, ma non perché realmente la loro distanza cambia, ma perché si è deformato il contesto in cui loro sono. Questo è quello che accade al passaggio di onde gravitazionali. Gli ordini di grandezza in gioco sono veramente infinitesimali, piccolissimi. Lo strain delle onde gravitazionali rilevate nel primo evento, diciamo quello di cui vi ho parlato nella conferenza stampa dell'11 febbraio, è stato dell'ordine di 10 alla meno 21 metri. Quindi parliamo, lo strain cosa vuol dire? Strain vuol dire deformazione dello spazio, cioè di quanto si è deformato lo spazio al passaggio dell'onda gravitazionale. Lo spazio si è deformato di 10 alla meno 21 metri, quindi parliamo di un milione di volte inferiore al diametro di un protone. È una deformazione piccolissima. Ora, certamente non possiamo pensare di misurare questo tipo di deformazione con un righello. Non esiste nessun tipo di righello in natura che misuri variazioni così piccole. In più c'è un'altra considerazione da fare. Il righello è un oggetto posto nello spazio con delle coordinate spaziali anche lui, lunghezza, larghezza, altezza. Nel momento in cui lo spazio si deforma pure il righello e quindi non misura nessuna variazione. Cioè il righello, anche lui si allunga e si accorcia di 10 alla meno 21 metri. Quindi, ipotizzando di avere un righello di questa portata come rilievo, non ci servirebbe a nulla. Però la teoria della relatività generale ci dice una cosa molto interessante, che la luce ha una velocità costante nel vuoto e che comunque si propaga nello spazio senza essere minimamente influenzata dalla geometria dello spazio. Quindi, se noi possiamo utilizzare un sistema che si chiama interferometro, che è il righello più potente che abbiamo in natura. E che cosa fa l'interferometro? L'interferometro è fatto in maniera tale da, adesso poi ve lo spiego bene nel dettaglio, comunque far muovere la luce in dei bracci dove c'è appunto creato un vuoto, e la luce, nel momento in cui questi bracci si allungano e si accorciano, si comporterà continuerà il suo percorso senza essere modificata, non farà come il righello che si deforma, e quindi si comporterà in maniera tale da permetterci di rilevare queste variazioni. Vi spiego come. Questo è un interferometro di tipo Michelson ed è l'interferometro che poi viene utilizzato nel sistema Virgo e LIGO. Abbiamo una sorgente di luce laser qua, parte la luce e la luce arriva a questo specchio che si chiama beam splitter, che la divide in due, e la divide in due bracci, uno e due, esattamente perpendicolari fra di loro e della stessa lunghezza. La luce si scontra contro uno specchio in fondo ai bracci, torna indietro, viene riunita dallo specchio e arriva a un rilevatore. Allora, cosa succede in questo caso? Se la distanza che viene percorsa
dai raggi è esattamente la stessa, quindi non passa nessuna onda gravitazionale e i nostri bracci non hanno nessuna variazione nella lunghezza, le due onde, quando si riuniranno e andranno al rilevatore, si riuniranno in fase. Cosa vuol dire? Massimo con massimo, minimo con minimo. E i valori di campo elettrico e magnetico saranno gli stessi, l'intensità del fascio che si ottiene dalla riunione dei due fasci sarà la stessa del fascio iniziale. Quindi fascio iniziale si divide in due, si ricongiunge, fascio finale con la stessa intensità in fase. Se invece è passata un'onda gravitazionale e quindi, come vi dicevo, un braccio si è accorciato e l'altro braccio si è allungato proprio per la geometria delle onde, cosa succede? Le nostre onde non si ricombineranno più in fase, ma avremo uno sfasamento. Questo farà sì che nel momento in cui il nostro rilevatore leggerà il segnale della luce, avremo un'intensità minore rispetto all'iniziale e non avremo gli stessi valori di campo elettrico e campo magnetico. Ora, la luce ha una lunghezza d'onda dell'ordine di qualche centinaio di nanometri. Se fosse solo per lei, noi saremmo in grado di rilevare spostamenti dell'ordine di qualche frazione di nanometro. Ma non ci basta questo, perché noi dobbiamo andare a percepire, abbiamo visto, deformazioni estremamente piccole, 10 alla meno 21 metri, ma nei fenomeni di cui vi ho parlato, tipo l'esempio del Big Bang o fondo incoerente di onde gravitazionali, ancora meno, ancora più piccoli. Quindi abbiamo bisogno di un sistema che ci permetta di andare a percepire deformazioni molto più piccole di qualche frazione di nanometro. Questo è un esempio che vi faccio di una coppia di stelle di neutroni. Questo tipo di oggetti ad oggi non li abbiamo ancora rilevati, ma per le caratteristiche che hanno, nel momento in cui vanno fondendosi, devono avere comunque un periodo di rotazione superiore alle 100 onde al secondo, una frequenza intorno ai 100 Hz, e delle onde quindi estremamente lunghe come lunghezza d'onda, parliamo di 3000 km. Quindi, come vi dicevo, dobbiamo andare a prendere deformazioni estremamente piccole. Per far questo, che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati degli interferometri che hanno dei bracci lunghissimi. Vedete, questo è LIGO, l'interferometro americano, e questo è Virgo a Pisa. La lunghezza dei bracci è di 4 km per LIGO e di 3 km per Virgo. Quindi abbiamo fatto in modo di avere tanto delle distanze molto grandi da far percorrere alla luce, in maniera da poter in qualche modo cogliere deformazioni piccole, piccole, piccole. In più, che ve lo faccio vedere poi bene dopo, abbiamo trovato anche un sistema per far sì che questi bracci possano avere una lunghezza virtuale molto molto più alta. Ve lo faccio vedere in una diapositiva successiva. Questa cartina mostra quelli che sono i principali rilevatori di onde gravitazionali al mondo attualmente. Nel momento in cui sono state rilevate le onde gravitazionali, erano in attività solamente i due interferometri americani, come vi dicevo, LIGO di Hanford e LIGO di Livingston, nello stato di Washington e in Louisiana. Virgo, ahimè, era ancora chiuso. EO 600 è un interferometro in Germania che però lavora su frequenze differenti, quindi non sugli stessi fenomeni di LIGO e Virgo. Kagra è un interferometro in Giappone in fase di costruzione. Dopo il rilievo delle onde gravitazionali dell'anno scorso, l'India ha approvato un progetto di costruzione di un interferometro LIGO, gemello degli americani, che sta quindi partendo in questi periodi. LIGO è stato fondato nel 1984 da Kip Thorne e Ronald Dreger del MIT, che in effetti sono in odore di Nobel dopo la scoperta recente delle onde gravitazionali. Parte la sua attività nel 2002, ma lavora per 8 anni senza che venga rilevato nulla, perché non riusciva ad arrivare appunto alle frequenze che erano necessarie per il rilievo di onde gravitazionali. Viene quindi spento nel 2010 e si lavora per 5 anni per portarlo alla versione Advanced LIGO, che attualmente è 4 volte più sensibile dell'originaria, e entro il 2021 la sensibilità aumenterà del fattore 10, quindi ci stiamo ancora lavorando. Virgo invece, anche lui nasce nei primi anni 80 ed è una collaborazione italo-francese. Ad Alberto Giazzotto del BNFN e ad André Lé del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica Francese fondano questo interferometro.
interferometro. Viene inaugurato nel 2003 dopo 10 anni di lavoro, ma anche lui non rileva nulla, per cui entra in una fase di upgrade dal 2009. Questa fase è terminata adesso, pochissimo tempo fa, è stato riacceso il 20 febbraio del 2017, è attualmente in fase di test dei sistemi, si ritiene che verrà pienamente operativo a partire dal 2018. Questo è uno schema che rappresenta come fatto Virgo. Come vi dicevo, è un po' come lo schemino che vi ho fatto vedere prima, è un interferometro di tipo Michelson. Abbiamo qui la sorgente appunto della luce laser, che è un laser ad altissima stabilità a luce infrarossa. Il laser viene appunto, va verso lo specchio semitrasparente, il beam splitter, che lo divide nei due laser che poi si spingeranno nei due bracci perpendicolari. Abbiamo all'interno di questi bracci, che sono di 3 km, vi è il vuoto massimo che si possa ottenere, un ambiente a pressione di 10 alla meno 12 atmosfere. In più, all'interno di questi bracci sono posti questi specchi che permettono di far sì che questo raggio luminoso non faccia solo un viaggio, ma faccia delle riflessioni multiple, più viaggi intorno alla, cioè più viaggi avanti e indietro, in maniera tale che la lunghezza virtuale si moltiplica per un fattore 10. I bracci sono lunghi 3 km, virtualmente però hanno una lunghezza di 300 km. E questa lunghezza per largo virtuale arriva a 1600 km. Questo tipo di configurazione si chiama cavità risonante di Fabry-Perot, dagli ideatori di questo sistema, e permette appunto di avere una lunghezza dei bracci tali da poter cogliere deformazioni veramente molto molto piccole. Ora, tutto questo sistema è un sistema, dovete pensare, è sul nostro pianeta Terra. Il nostro pianeta è dal punto di vista sismico attivo. Immaginate quali possono essere solamente in termini di micromovimenti tellurici o anche movimenti causati dall'attività dell'uomo le possibili fonti di errore in questo tipo di rilievo. E non c'è soltanto questo, perché comunque la nostra Terra esercita un'azione di gravità e quindi tutti i sistemi all'interno sono soggetti a questa forza. Inoltre il laser produce, sono laser ad alta temperatura, come diciamo, producono la luce che determina comunque parecchio calore, e tutto questo causa deformazioni che possono essere di nuovo elemento di errore. Quindi parliamo di tecnologie veramente spaventose in termini proprio di compensazione di tutti questi possibili errori e anche di sistemi softwareistici veramente all'avanguardia per eliminare tutte le fonti di errore e poter rilevare un segnale così piccolo in maniera precisa e sicura. Questo progetto è un progetto che è adesso tuttora in fase di elaborazione ed è un progetto veramente ambizioso, di grandissima ambizione. È un progetto che nasce come missione LISA. LISA sta per Laser Interferometer Space Antenna. Nasce dalla collaborazione fra NASA e ESA. Nel 2011 diventa però un progetto esclusivamente europeo, che porterà avanti soltanto l'ESA, perché la NASA, per tagli di fondi, decide di abbandonare il progetto. Ahimè, questa cosa penso avverrà sempre di più, visto che il nuovo presidente non sembra molto interessato, diciamo, allo sviluppo scientifico, tanto più in ambito astronomico. Questa missione prevede la messa in orbita di 3 satelliti che verranno appunto messi in orbita nel punto lagrangiano L1 a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi in orbita intorno al Sole. Questi satelliti verranno messi in orbita in modo da formare un triangolo equilatero, dove ciascun lato del triangolo sarà di 1 milione di chilometri. Ogni satellite conterrà all'interno un cubo di oro di platino di 4 kg sospeso nel vuoto, e questi cubi saranno collegati da un raggio laser che costantemente valuterà la posizione di questi cubi. Quindi in questo senso vi dicevo un progetto ambizioso. Immaginatevi 3 satelliti messi a una velocità di 30 km al secondo, in orbita intorno al Sole, ciascuno a distanza di 1 milione di chilometri dall'altro, collegati da un raggio laser. È veramente un progetto ambizioso. Ma se funzionerà, e le basi ci sono tutte perché funzioni,
ci permetterà di arrivare a percepire delle onde gravitazionali con frequenza variabile da 0,0001 a 1 Hz. Pensate che adesso Virgo e Laigo vanno tra i 10 e i 20 Hz e i 10.000 e i 20.000 Hz come ambito di frequenze. Qui scendiamo veramente molto più in basso, potendo ambire a percepire il rumore cosmico di onde gravitazionali che ad oggi ci rimane precluso con i sistemi che abbiamo. Vi dicevo che è un progetto che ha tutte le basi per poter funzionare, perché in effetti è stato preceduto da una missione che si chiama LISA Pathfinder, che è stata lanciata il 3 dicembre del 2015 e ha visto la fine nel settembre del 2016. È una missione che rappresenta un orgoglio italiano, perché in effetti la maggior parte degli strumenti ad alta precisione che lavorano nella sonda sono stati di progettazione e realizzazione italiana dell'INFN in collaborazione con l'Università di Trento. Questa sonda è composta da due corpi, da due porzioni. All'interno di ciascuno c'è un cubetto di oro di platino di 2 kg sospeso nel vuoto. La distanza fra i due cubetti è di 38 cm e i due cubi sono collegati appunto da un raggio laser. Questa sonda è stata messa in orbita, anche lei nel punto lagrangiano L1, quindi in caduta libera intorno al Sole, e si sono testati tutti i sistemi hardware e software per poter vedere se effettivamente questo tipo di interferometria spaziale era realizzabile. Ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi. Quindi di fatto ha dimostrato che questo tipo di progettazione ha un senso e in effetti ha dato l'avvio quindi alla missione principale che, se tutto va bene, vedremo la partenza nel 2034, quindi mancano ancora 17 anni. Però sicuramente questa prima fase di test ha permesso all'ESA di dare l'ok al proseguimento della missione in maniera più fiduciosa verso il suo successo. In questa slide possiamo vedere quali sono gli ambiti che noi, diciamo, di fenomeni che possiamo studiare con i nostri sistemi attualmente disponibili e con il futuro. Questa era la versione LIGO vecchia. Come vedete, sia in termini di strain, cioè di deformazione, che in termini di lunghezza d'onda, appena appena poteva cogliere fenomeni derivanti da fusione di buchi neri o da stelle di neutroni. In effetti non ha mai rilevato nulla nella sua versione, diciamo, iniziale. Advanced LIGO arriva sicuramente ad avere caratteristiche, diciamo, di sensibilità in termini di deformazione e di lunghezza d'onda che gli permettono di poter rilevare questo tipo di fenomeni, e in effetti così è stato. L'ISA ci permetterà di andare a studiare altri tipi di fenomeni. Quel rumore appunto di, diciamo, gravitazionale, il fondo incoerente di onde gravitazionali che vi dicevo, ma anche possibile rilievo di buchi supermassicci in fusione o ancora onde gravitazionali prodotte da sistemi di nane bianche ruotanti un intorno all'altra. Andiamo sicuramente su ambiti di lunghezza d'onda e di strain decisamente, soprattutto in termini di ampiezza di lunghezza d'onda, decisamente migliorativi rispetto all'LIGO. Quindi l'ISA ci permetterà di andare a esplorare fenomeni che ad oggi non ci sono permessi. In realtà, quello che è importante dire prima di parlare poi della scoperta che appunto è stata fatta l'anno scorso, in realtà avevamo già avuto conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali, seppur indirettamente, nel 1974. Nel 1974 Joseph Taylor e Russell Hulse, studiando il sistema PSR 1913-16, che è un sistema di una stella neutroni e di una pulsar, hanno dimostrato indirettamente che le onde gravitazionali esistono in questo modo. Questo sistema, appunto, come vi dicevo, è una pulsar e una stella di neutroni che hanno ciascuna circa una volta e mezzo la massa del Sole. Ed è un sistema che, diciamo, binario, dove le stelle ruotano una intorno all'altra, intorno a un baricentro comune, con un periodo di 7,75 ore. Questo sistema noi riusciamo a studiarlo bene perché sappiamo che la pulsar manda queste onde elettromagnetiche a intervalli molto regolari. Nel momento in cui la pulsar si muove rispetto alla stella di neutroni, quindi si allontana o si avvicina da noi, per effetto Doppler il segnale cambia.
Noi questo riusciamo a misurarlo con estrema precisione e ci permette quindi di misurare con estrema precisione sia la distanza di questi oggetti, sia il periodo orbitale. Questi due signori che cosa hanno fatto? Hanno studiato per tempo questo sistema e hanno verificato che questo sistema, come era previsto dalla teoria della relatività generale, siccome è un sistema ruotante non perfettamente simmetrico, perde piano piano energia. E perdendo energia, le stelle, queste due stelle di neutroni e pulsar, si avvicinano e riducono il loro periodo orbitale. E il valore che loro hanno ottenuto erano in perfetto accordo con la teoria della relatività generale. Ora, questa emissione di energia non poteva essere altro che un'emissione di onde gravitazionali, perché non vi era altro tipo di possibilità. Quindi diciamo che nel 1974 indirettamente le onde gravitazionali erano state dimostrate, però è chiaro che un conto è indirettamente, un conto è dire no, sappiamo che ci sono, hanno questa forma, realmente le abbiamo rilevate. Peraltro negli anni 90 i due signori si sono chiaramente presi il premio Nobel per questa scoperta, perché comunque è stata una scoperta di grande rilievo. Però tutto questo diventa storia il 14 settembre del 2015. Quando alle 9.50.45 UTC i due interferometri LIGO di Hanford e Livingston rilevano un segnale compatibile appunto con le caratteristiche dell'onda gravitazionale. Ora voi vi chiederete come facciamo a sapere che questa è un'onda gravitazionale? Gli scienziati ovviamente, utilizzando le equazioni della teoria della relatività, hanno previsto, a seconda dei vari tipi di oggetti che potevano generare questo tipo di fenomeno, le caratteristiche dell'onda e la forma dell'onda. Quindi noi, utilizzando queste equazioni, possiamo prevedere come quest'onda deve essere fatta. In più, diciamo che gli scienziati si stavano concentrando sulla ricerca di due tipi di fenomeni che in termini appunto proprio di caratteristiche di onda risultano particolarmente adatti alle caratteristiche di LIGO e di Virgo, che sono appunto la fusione di stelle di neutroni o di buchi neri. Ora, questo segnale appunto viene rilevato ed è un segnale previsto, diciamo, secondo la teoria, e questo in giallino chiaro che vedete qua sopra e in azzurrino che vedete qua sotto, il segnale rilevato realmente è quello in arancione più scuro e in azzurro. Vedete che praticamente coincidono sostanzialmente, ci sono delle deviazioni minime e i due segnali sono praticamente perfettamente sovrapponibili gli uni con gli altri, a parte un brevissimo intervallo temporale di 7 millisecondi. Questo perché è il tempo che produce, diciamo, di distanza fra Hanford e Livingston. In realtà il tempo luce di distanza fra Hanford e Livingston è 10 millisecondi. Nella pratica il segnale non è arrivato perfettamente lungo la linea di orizzonte ma obliquo, e quindi la differenza temporale è stata leggermente inferiore. Il segnale gravitazionale, come le onde elettromagnetiche, si muove alla velocità della luce, quindi ci si aspettava in effetti che ci fosse una differenza temporale compatibile con questa velocità. Quello che è successo però è che quando questo segnale è stato rilevato, l'interferometro LIGO era stato acceso da pochi giorni ed era in fase di test, non era ancora in fase operativa reale. Il primo a ricevere sulla linea dati un segnale di allerta di questo possibile rilievo è stato un italiano, Marco Drago, ad Hannover, stava facendo un dottorato, riceve questo segnale sul computer, ma ovviamente non pensa subito che questo segnale sia reale, proprio perché eravamo in un momento anche di test delle apparecchiature. E quindi parte tutta un'analisi di questi dati, partendo prima dalla possibile, chiaramente, emissione di segnali artificiali al fine di testare queste strumentazioni. Perché proprio per testarle cosa fanno? Vengono immessi dei segnali artificiali senza che gli scienziati lo sappiano, in maniera da far sì che gli scienziati siano in grado poi veramente di selezionare i segnali reali. Quindi subito, diciamo, la situazione non viene compresa immediatamente, anche se il segnale sembra molto interessante dal punto di vista strutturale. Le mappe del cielo vengono comunque costruite della possibile origine di questo segnale, ma la reale allerta agli altri partner astronomici parte nell'arco di 24-48 ore, quindi quasi tra gli 1 e i 2 giorni dopo l'evento. Questo cosa comporta? Comporta che tutti i tipi di apparecchiature
che possono valutare il cielo attraverso le radiazioni elettromagnetiche, quindi satelliti che valutano onde radio, microonde, raggi gamma, eccetera, vengono girati verso la zona incriminata, ma un giorno, due giorni dopo. Ora, pensare di poter ottenere un segnale elettromagnetico da un evento che viaggia alla velocità della luce come segnale elettromagnetico un giorno, due giorni dopo, è altamente improbabile. Poi vedremo che in realtà però qualcosa forse è stato rilevato comunque. Questo è, adesso non so se si sente, ho l'impressione che non si sentirà, volevo farvi sentire perché hanno trasposto in, proprio in, sotto forma di suono il rumore dell'onda, però non so se si sente, lo sentite? No. È un suono che parte più basso e poi improvvisamente sale e si smorza. Questo perché è un segnale che, con tutti i debiti calcoli, applicando appunto le equazioni della relatività, deriva dalla fusione di due oggetti estremamente compatti. Nello specifico, proprio calcolando le caratteristiche dell'onda, l'ampiezza, la frequenza, gli scienziati hanno compreso che deriva dalla fusione di due oggetti non neanche stelle di neutroni, ma più compatti, cioè buchi neri, che hanno cominciato a ruotare gli uni intorno agli altri per poi fondersi, e alla fine della fusione c'è stato un cosiddetto ring down, uno smorzamento che dà questa fase di segnale di questo tipo. Abbiamo studiato soltanto gli ultimi 20 centesimi di secondo di questo evento, cioè sono stati rilevati soltanto gli ultimi 10 cicli, le ultime 10 rotazioni di questo evento. E nonostante questo piccolissimo tempo e questa piccolissima fase di studio, gli scienziati sono riusciti a risalire a quali oggetti sono entrati in gioco e quali sono state le energie e le masse entrate in gioco. Questo segnale ha una frequenza che varia dai 30 ai 250 Hz e la deformazione, abbiamo detto, dello spazio causata da quest'onda gravitazionale è stata di 10 alla meno 21 metri. Nella slide precedente vi ho detto 10 alla meno 21 metri è un milionesimo del diametro di un protone, ma è anche pari, forse questa è l'immagine visiva più comprensibile, allo spostamento di un capello fra il Sole e Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi, siamo 4,2 anni luce, quindi è veramente una deformazione piccolissima. I due buchi neri sono due oggetti grandi, perché ciascuno, ognuno è di 36 uno e 29 masse solari l'altro, e si fondono a formare un unico buco nero di 62 masse solari. Ora, 36 più 29 fa 65, quindi mancano tre masse solari. Queste sono quelle che si sono convertite in energia gravitazionale. Detta così, noi possiamo immaginarcela anche come qualcosa di non pazzesco, ma è stata una quantità di energia enorme dal punto di vista proprio dell'emissione energetica. Pensate che questi oggetti così grandi, parliamo di oggetti di 36 e 29 masse solari, hanno ruotato diciamo, uno intorno all'altra a velocità pari a metà della velocità della luce. Cioè, per oggetti così pesanti, così densi come massa, sono velocità spaventose. Chiaramente si è anche cercato di capire la porzione di cielo da cui il segnale è arrivato e la distanza. La distanza è stata stimata in circa 1.300.000 anni luce e la posizione è stata calcolata mediante il principio della triangolazione che si usa in astronomia, cioè se noi sappiamo, rileviamo in tre punti distanti un certo tipo di segnale, col metodo della triangolazione possiamo capire da che punto è arrivato il segnale. Ora qui la triangolazione è stata un po' lunga perché in realtà avevamo solo due punti di rilievo e anche abbastanza vicini comunque. Quindi il margine di errore, sia in termini di distanza che in termini di localizzazione, è abbastanza ampio. In effetti la zona, diciamo, interessata è stata, scusate, di 600 gradi all'incirca del cielo. Poi vi faccio vedere l'immagine. Questa è la GIF che fa vedere, anche in maniera un po' più lunga, diciamo, quello che è successo ai due buchi neri, cioè ruotano gli uni intorno agli altri, piano piano la rotazione tende ad aumentare sempre di più, finché poi i due oggetti estremamente compatti arrivano a fondersi. Abbiamo poi, diciamo, nel momento in cui si fondono, in realtà abbiamo visto solo 10 cicli di questo evento, si fondono, c'è una fase di smorzamento e poi il silenzio, perché chiaramente l'onda non viene riprodotta.
Per capire le distanze in gioco in questo evento, abbiamo detto che il segnale è partito 1.300.000 anni fa. In quel momento stavano comparendo le prime forme di vita sulla Terra. Entra nella nostra galassia 50.000 anni fa, quando l'uomo moderno appare in Europa e in Italia, 4.5 prima entra nel nostro sistema solare e poi finalmente arriva agli interferometri e viene ascoltato, quindi il segnale che viene veramente da molto lontano. Questa è la rappresentazione appunto della volta celeste, la possibile origine del segnale è questa. Quindi vedete che è chiaramente una zona di cielo molto molto ampia, non siamo stati precisi nell'identificarlo perché non abbiamo proprio gli strumenti per poter identificare con precisione il punto di origine. Ora, come vi dicevo, i partner astronomici sono stati allertati quasi un giorno dopo, dal giorno ai due giorni dopo. Nessun segnale visivo in altro tipo di radiazione elettromagnetica è stato rilevato. Allora, che cosa hanno fatto gli scienziati? Hanno cercato di guardare i tabulati di tutti quei satelliti in orbita intorno alla Terra che spazzolano in maniera automatica al cielo. E lo hanno fatto perché speravano di trovare magari qualcuno che in quel momento stava guardando per lontano il cielo e avesse rilevato qualcosa. Hanno analizzato diverse volte i dati, alla terza analisi dei dati di Fermi, che è un telescopio appunto per il rilievo di raggi gamma, hanno rilevato mezzo secondo dopo, quindi 0,5 secondi dopo il rilievo di Daigo, un gamma ray burst, un lampo gamma corto di un secondo, proveniente dalla stessa porzione di cielo. Ora, il segnale in realtà non ha colpito il gamma burst monitor di Fermi in maniera precisa e lungo la linea dell'orizzonte, l'ha colpito di sbieco. Non si è sicuri che questo segnale in effetti coincida col segnale LIGHT, ma le probabilità di un falso positivo sono basse, quindi non possiamo dire con certezza che questo lampo gamma corto sia associato all'evento LIGHT, ma ci sono delle buone probabilità che lo sia. E se questo è vero, vi spiegherò poi perché, si aprono delle prospettive interessanti. In questo video si vede come, nell'ipotesi in cui il rilievo di Fermi sia corretto, questo permette di migliorare il nostro rilievo. Vedete che questa è la zona che guardava Fermi, quindi già questa parte qua esce fuori dal campo di interesse. In più, parte di quella zona era coperta dalla Terra per Fermi. Se quel segnale, quel gamma burst fosse reale, in realtà abbiamo già limitato la possibile zona di origine del segnale gravitazionale a 200 gradi anziché 600 gradi. Ora, non è che questo sia tanto importante adesso perché non siamo certamente riusciti a rilevare il punto preciso, ma in futuro potrebbe essere anche questo un aiuto per poter localizzare sempre con maggior precisione il segnale. La questione che si pone è del come sia possibile che l'eventuale fusione di due buchi neri abbia prodotto un lampo gamma. Ora, normalmente i buchi neri sono in teoria sono due oggetti da cui nulla può scappare, neanche la luce, e la cui fusione non dovrebbe emettere nulla in termini elettromagnetici, teoricamente. Nella pratica questo tipo di lampo gamma potrebbe essere stato emesso nel caso in cui parte materia sia stata risucchiata in questo fenomeno e questo quindi apre tutta una serie di prospettive ancora non ben chiare, sono state fatte diverse teorie dagli scienziati ma nulla ancora è certo in questo senso. Quello che sarà è in futuro vedere se ulteriori rilievi di onde gravitazionali derivanti da fusioni di buchi neri si accompagneranno a lampi gamma e cercare di capire allora veramente per quale motivo questo succeda e se questo cambia in qualche modo la nostra visione di questi oggetti. In realtà l'evento del 14 settembre non è stato isolato perché in una conferenza stampa del 15 giugno dell'anno scorso è stato dichiarato un altro evento certo di rilievo di onde gravitazionali avvenuto il 26 dicembre del 2015. In questo caso i buchi neri in gioco sono più piccoli. Parliamo di due oggetti di massa stellare, 14,8 masse solari, che si sono fusi a formare un unico buco nero di 21 masse solari. In questo caso 14 più 8 fa 22, la massa è stata
diciamo, emessa un'unica massa solare sotto forma di onde gravitazionali. Comunque, significa, cioè, in termini energetici è sempre un'energia spaventosa. La distanza è stata calcolata in questo caso in circa 1.400.000 anni luce di distanza, quindi non molto diversa, diciamo, da quella del primo evento. Le problematiche di localizzazione sono state le stesse, perché chiaramente avevamo accesi sempre e soltanto i due interferometri LIGO, Virgo ancora non era funzionante. Le caratteristiche di questo segnale sono diverse dal precedente. Abbiamo un segnale meno ampio, perché chiaramente abbiamo masse in gioco più piccole, quindi maggiormente disturbato dal rumore di fondo, però è stato possibile seguirlo per più tempo, perché lo abbiamo seguito per un secondo, quindi per circa 55 rotazioni contro le 10 del primo evento. E questo è il segnale, vedete che ha un andamento abbastanza costante nella prima fase, poi soprattutto nelle ultime fasi, diciamo, dell'evento si accelera per arrivare poi chiaramente al picco della fase di fusione, il ring down e la scomparsa del segnale. Ora, queste scoperte hanno aperto in effetti un capitolo nuovo nell'ambito astronomico, perché ci si aspettava che i primi tipi di eventi che sarebbero stati rilevati dagli interferometri LIGO e Virgo fossero le fusioni di stelle di neutroni. I vari satelliti, appunto, per il rilievo di raggi di gamma, in particolare Sentinel intorno alla Terra, è ormai anni che rilevano lampi di raggi gamma che avevano sempre ritenuto essere derivanti dalla fusione di stelle di neutroni. Quindi diciamo che gli scienziati ritenevano la fusione di stelle di neutroni come un evento abbastanza frequente, possiamo dire, ecco, non così raro. E siccome il tipo di onde gravitazionali generate da questo evento è alla portata di LIGO e Virgo, si riteneva che questi sarebbero stati i primi eventi rilevati. Siccome la fusione di buchi neri non ha un corrispettivo in termini di radiazioni elettromagnetiche, noi supponevamo l'esistenza di questo tipo di fenomeno, ma non sapevamo se realmente esistevano, non li avevamo mai rilevati e identificati. In realtà la natura ci stupisce già col primo evento, ci dice, allora tanto non vi faccio vedere delle stelle di neutroni come vi aspettavate, ma vi faccio vedere due buchi neri che si fondono. E già qui il capitolo si fa interessante. Ma non solo, ci fa vedere due buchi neri che hanno delle masse che noi non ci aspettavamo potessero esistere, cioè teoricamente sì, ma noi fino a quel momento eravamo certi dell'esistenza di buchi neri di massa stellare, quelli derivanti dal collasso di stelle massicce e in sistemi binari con altre stelle dal quale risucchiava la materia e noi quindi potevamo vedere questo tipo di fenomeno. E noi abbiamo studiato questi buchi neri con i nostri studi, diciamo con i nostri rilevatori a raggi X, raggi gamma, eccetera, li abbiamo identificati e studiati. Ma le masse di questi oggetti arrivano fino a 14, 15, 16 masse solari, non di più. Qui ci troviamo di fronte a oggetti molto più grandi, 36-29 masse solari. E ipotizzando che derivino da collasso di stelle molto massicce, qui parliamo di stelle veramente grandi, che al limite di quello che noi potevamo pensare essere una stella, il massimo della massa di una stella. E quindi già andiamo a parlare di oggetti che in effetti, già il primo evento ci dà una carrellata su un tipo di oggetto che in effetti non eravamo così sicuri poi potessero esistere. Sappiamo anche che esiste un altro tipo di buco nero, un buco nero supermassiccio, quello che sta al centro delle galassie o di alcuni ammassi globulari, che ha delle masse variabili tra qualche milione e qualche miliardo di soli come massa. Non sappiamo come si formano questi tipi di buchi neri, ma sappiamo che ci sono per i loro effetti appunto nei confronti della materia circostante. Ma questo tipo di buco nero di massa intermedia non lo sapevamo, non lo conoscevamo proprio, e c'è comparso il primo evento. Il secondo evento è questo riguarda un tipo di buco nero che già conoscevamo di più, nel senso che rientrano i due buchi neri che si sono fusi, rientrano in quelle masse che potevamo già studiare nei sistemi binari, però danno luogo comunque a un buco nero più grande e anche questo di nuovo fino ad oggi non era la nostra portata. Terzo evento,
è perché in realtà è stato rilevato un altro evento nell'ottobre del 2015. Lo vedete tratteggiato però, perché in realtà il segnale è stato parecchio disturbato e gli scienziati non hanno dato l'ok a definirlo un segnale sicuro perché non si ha la certezza matematica che questo segnale sia reale. Però diciamo, è molto probabile che lo sia, un po' come l'ampa gamma nel primo evento, ma non abbiamo la certezza e quindi gli scienziati giustamente vanno sempre con i piedi di piombo e dicono no, è possibile ma non è sicuro. E questo vede il gioco delle masse di nuovo, anche qui una alla nostra portata, siamo sempre intorno ai 14-15 masse solari, l'altro di nuovo un buco nero più grande, sopra le 20 masse solari. Quindi già questo primissimi rilievi, proprio questa fase inizialissima di rilievo di onde gravitazionali ci ha portato a vedere degli eventi che in effetti fino ad oggi non sapevamo poter esistere. E quindi è in effetti nato già un nuovo capitolo di astronomia, già soltanto con questi primi rilievi. Immaginiamoci cosa potrà venire fuori man mano che questo tipo di astronomia andrà avanti. Possiamo in effetti proprio dire che questo tipo di scoperta ha dato il via a un'astronomia di tipo gravitazionale che ci permetterà di studiare la materia in condizioni estreme di temperatura, di pressione e compattezza. Immaginiamo le stelle di neutroni, sono oggetti estremamente densi, estremamente compatti, irriproducibili in natura. Quella che è la loro caratteristica di struttura noi l'abbiamo ipotizzata, ma non sappiamo se è realmente così. Noi immaginiamo che abbia una parte esterna più compatta e una parte interna fluida, il cosiddetto neutronio che si muove all'interno. Ma quello che speriamo è che attraverso l'astronomia gravitazionale possiamo poter andare ad esplorare realmente le caratteristiche di questi oggetti. Inoltre, se riusciremo poi a correlare nel momento in cui saremo in grado di localizzare meglio il segnale, di poter essere più precisi, fenomeni elettromagnetici, onde gravitazionali ed anche eventuali rilievo di particelle come neutrini, quelli che viaggiano con la velocità della luce, potremo veramente chiarirci maggiormente le idee su tutta una serie di fenomeni che ad oggi ipotizziamo ma realmente non riusciamo ancora a dimostrare. Qual è quindi la fisica, diciamo, e l'astrofisica accessibile alle onde gravitazionali? Intanto appunto il capitolo della fusione dei buchi neri che si è appunto aperto con questi primi rilievi. Poi, come vi dicevo, andare a esplorare come si comporta la materia in condizioni estreme nella formazione di stelle di neutroni e come è fatta, qual è l'equazione di stato della stella di neutroni. Ancora ci porterà a confermare se veramente i gamma ray burst sono causati dalla fusione di oggetti compatti e quanti buchi neri di piccola e media taglia ci sono nel nostro universo, perché questo è qualcosa che fino ad oggi ci era precluso, e se esiste realmente questo fondo primordiale di onde gravitazionali che potrebbe dimostrarci in maniera incontrovertibile che le nostre teorie sull'inflazione e sul Big Bang non sono poi così sbagliate. Ora, questo l'ho messa perché in effetti, diciamo, mi è cara come immagine visto il mio lavoro, perché faccio la biologa di professione, e secondo me, diciamo, che le onde gravitazionali hanno fatto un po' come, diciamo, gli ultrasuoni hanno fatto nel momento in cui sono nati verso la radiologia tradizionale. Il radiologo, prima della nascita degli ultrasuoni, utilizzava solo la radiazione elettromagnetica, utilizzava i raggi X per studiare il corpo umano. E questo gli permetteva sicuramente di fare tante cose, ma l'avvento degli ultrasuoni qualche decennio fa ha rivoluzionato il modo di fare medicina, di fare diagnostica, di poter studiare alcuni organi del nostro corpo. Ed in effetti noi siamo un po' come neonati in questo momento, in questa nuova fase di astronomia, a guardare questo tipo di segnale nuovo che siamo in grado di rilevare, cosa ci può portare come tipo di scoperte e come tipo di informazioni. Siamo anche in epoca ormai di citizen science, esiste la possibilità per tutti di collaborare alla scienza e questo vale anche per le onde gravitazionali. Collegandosi a questo sito Einstein-Home è possibile scaricare uno screensaver e nel momento in cui il nostro computer è acceso e questo screensaver lavora, il nostro computer diventa una stazione di analisi di dati.
dati degli interferometri. Ora, in questo caso qui noi non facciamo nulla, però sostanzialmente cosa succede? Siccome la mole di dati che gli interferometri produce è enorme, gli scienziati utilizzano non soltanto i loro server, ma anche altri computer messi a disposizione da chi vuole, con i numerosi che appunto scaricano lo screensaver, per poter esaminare questi segnali. E quindi se uno scarica lo screensaver potrebbe essere che il prossimo segnale gravitazionale passi dal vostro computer. Se invece uno vuol fare qualcosa di un po' più attivo, c'è un progetto che si chiama Gravity Spy, sempre un progetto di The Universe, dove sostanzialmente, un po' come accade per Galaxy Zoo, se qualcuno lo conosce, in questo sistema uno si iscrive, mette alcuni dati, fanno una breve formazione. E cosa fanno in questo sistema? Fanno vedere dei segnali derivanti appunto dagli interferometri, dove ci possono essere dei possibili glitch, che sono dei possibili errori, e i vari utenti sono chiamati ad analizzare i segnali e a identificare possibili fonti di errore. Come in tutti i progetti, diciamo, di Citizen Science, la stessa immagine viene mostrata a tantissime persone, quindi a centinaia di migliaia di persone, e si fa la media dei risultati per capire qual è veramente il segnale, se è un errore o meno. Questo tipo di analisi ha già permesso di riconoscere dei tipi di errore nel segnale gravitazionale, dei segnali potenzialmente rilevati dagli interferometri, che i software non erano in grado di identificare. E quindi è qualcosa che sta aiutando a perfezionare il software nel riconoscimento dei possibili errori, che sono tantissimi, di questi tipi di interferometri. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Per quel che riguarda Virgo, che è stato appena acceso, in effetti la sensibilità è stata già aumentata di un fattore 10. Quindi adesso vediamo se questi nuovi tipi di upgrade in effetti ci permetteranno poi di arrivare alle stelle di neutroni, cosa che dovremmo già fare teoricamente. Prego.
faccio un confronto con ciò che si fa al CERN, al CERN di Ginevra, l'LHC, cioè fanno accelerare per i loro protoni, che raggiungono la velocità critica della velocità della luce, dopodiché si scontrano e rinascono molte particelle, insomma, che sono anche esotiche. Cioè, infatti, in materia, il ciclo scorso, hanno fatto nascere l'antidrogeno in massa, con la massa. Mi chiedevo, ma i buchi neri che si scontrano assomigliano molto ai protoni che stanno lottando tra di loro e che si scontrano, quindi nascono delle cose particolari, tipo i raggi gamma. Mi chiedo se da lì può nascere la nucleosintesi, come succede al CERN di Ginevra? Bella domanda. Il problema è che non ti saprei rispondere, ma non ti saprebbe rispondere nessuno, perché ad oggi non sappiamo qual è la reale equazione di stato dei buchi neri, cioè il buco nero della nostra ignoranza ad oggi in questo momento. E quindi nel momento in cui non sappiamo le equazioni di stato che ci sono, che interessano questi tipi di oggetti, è impossibile rispondere a questa domanda. Certamente, quando saremo più precisi nella localizzazione e se riusciamo realmente a correlare i vari fenomeni in tutti gli ambiti, radiazione elettromagnetica, segnale gravitazionale, eventuali emissioni di particelle, allora la speranza è veramente quella di capirci qualcosa di più e di essere un po' meno ignoranti tutti relativamente a questo tipo di eventi e a quello che può succedere. In linea teorica è anche possibile, ma non sappiamo come sono fatti gli oggetti. Potrebbe. Al momento tutte le evidenze sono verso il Big Bang, quindi vediamo, al momento è così. Sì, non c'è domanda nessuna. Caterina, borderline sul tema, ma le emissioni di cui parliamo si sono rilevati in quanto tempo? Pochi secondi? Non ho capito, scusa. L'ordine di tempo della rilevazione. L'ordine di tempo è stato di 20 centesimi di secondo 20. Per la prima e di un secondo per la seconda. Questo quindi è direttamente correlato con la durata vera del fenomeno? Cioè, no, praticamente vengono visti, diciamo, probabilmente il momento più energetico, perché al momento le nostre capacità di frequenza e lunghezza d'onda non sono tali da permetterci di studiarlo nelle fasi precedenti. Ma mi riflettevo tra me e messo il fatto che concettualmente ho sempre pensato che eventi che coinvolgono masse, cioè praticamente inimmaginabili fondamentalmente per la nostra mente, comunque avessero alla fine un ordine di grandezza temporale della durata e la testa non è dilatata. Invece sembrerebbero. Ma stiamo parlando di velocità, un gioco pazzesco, perché anche se le masse sono altissime, cioè nel primo evento la velocità di rotazione è stata stimata di 150.000 km al secondo. Cioè, dal punto di vista della velocità è tantissimo, perché parliamo di oggetti compattissimi, sono buchi neri, 36 e 29 masse solari. Metterli a quella velocità è una roba pazzesca e sono eventi, in effetti, astronomici brevissimi nel momento in cui sta terminando. Questa istantaneità che guarda. Sì, ma in astronomia pochi eventi lo fanno, ma questi sì, come il collasso di supernove, sono tutti eventi che si verificano in tempi brevissimi poi. Associato a fusione di stelle di neutroni. Non l'abbiamo rilevato, quindi in effetti perché questo sia successo ce lo stiamo chiedendo. Siamo ancora un po' troppo presto, secondo me, per poter trarre delle conclusioni, perché come giustamente aveva detto anche Roberto, potrebbe forse essere che i nostri strumenti
perché noi riteniamo avere un certo tipo di sensibilità, magari non ce l'hanno. Le masse in gioco nel caso delle stelle di neutroni sono minori, nettamente, perché arriviamo al massimo a 3 masse solari per oggetto rispetto ai buchi neri. Noi ritenevamo in termini di frequenza e di lunghezza d'onda di arrivarci, magari non ci arriviamo ancora. Quindi secondo me dobbiamo aspettare gli ulteriori sviluppi di questi upgrade, di Gaia e di Virgo, prima di poter vedere se in effetti modificare la nostra visione di questi tipi di oggetti, questo sicuramente. Si è arrivati così tardi. Prima il signore parlava di acceleratori di particelle, sono anni che si studiano, si costruiscono più grandi, si cerca di potenziarli. Gli innovatori di questo tipo, i primi due sono questi, Virgo e Maio, ma sono recenti tutto sommato. Ma diciamo la teoria che loro sono chiamati, diciamo, a evidenziare, non è una cosa di oggi. I fenomeni si immaginava già esistessero da parecchi anni. Come mai si è arrivati soltanto oggi? Secondo me ci sono due fattori. Un problema tecnologico? Due fattori. Tanto un problema di carenza tecnologica, come giustamente diceva lui, nel senso che non è tanto la tecnologia, se il concetto di interferometro ormai è conosciuto da tempo, ma qui dobbiamo andare ad avere degli interferometri che hanno bracci di un certo tipo di lunghezza, vuoto traspinto e una compensazione di errori in termini di attrazione gravitazionale, vibrazioni del suolo causate dal pianeta Terra, causate da noi, perché anche il camion che passa vicino comunque determina una vibrazione. Errore dato dal calore del raggio laser, intensità del raggio laser, stabilità del raggio laser, compensazione sia in termini hardware, cioè con sistemi che compensano, che fanno fluttuare, diciamo, questi bracci in maniera da compensare in maniera adattativa i movimenti di vibrazione, sia a livello softwareistico. La tecnologia in gioco è particolarmente impegnativa. E in questo ci sta anche una questione, secondo me, di vile denaro, poi sempre, perché tutto questo ha un costo sostanzioso. Quindi sicuramente tecnologia che ha dovuto svilupparsi spesa di gran soldi, e quindi tutto questo richiede sicuramente tempi lunghi e collaborazioni anche internazionali, come in effetti è, perché da tutti i tipi di interferometri, l'americano e l'europeo, nascono comunque da collaborazioni di tantissimi enti insieme. Il costo anche, quello è una cosa significativa, cioè ogni upgrade ha dei costi veramente miliardi, cioè parliamo di cifre enormi, e il rilievo che devono dare di segnali talmente piccoli che, ripeto, persino Einstein, quando fece la sua insomma, quando sviluppò le equazioni che dimostravano le onde gravitazionali, disse non verranno mai rilevate, e invece così non è stato, sono passati 100 anni ma ce l'abbiamo fatta. Sì, questo si è sbagliato. Tutto il resto era giusto, ma questo si è sbagliato. C'è la possibilità che queste onde gravitazionali possano influenzare a livello planetario, cioè ad esempio sulle orbite di... È un effetto irrilevante da quel punto di vista. È talmente piccola la deformazione che è impensabile che possano modificare in maniera significativa a livello di piccola scala, perché poi l'ambito planetario è veramente piccolo rispetto all'ambito dell'universo, in qualche modo la... Grazie. Prego. Un'altra cosa, non ci sono state altre rilevazioni da un anno e mezzo? Allora, il discorso è vero, benissimo. Allora, intanto bisogna sapere, non sempre gli scienziati danno le informazioni su quello che accade in tempo reale, perché in effetti il primo rilievo è stato comunicato l'11 febbraio 2016. Il secondo rilievo è stato comunicato il 15 giugno 2016, quindi, per carità, è passato poco tempo, ma è stato comunicato, e in quel contesto è stato anche spiegato quel possibile terzo evento che, vi dicevo, non è ancora certo. Normalmente diciamo che i tempi della scienza non sono i nostri, perché loro nel momento in cui ricevono il segnale devono fare tutta una serie di valutazioni anche di
se il segnale è reale, verificare veramente al di là di ogni ragionevole dubbio che quello che viene dichiarato è realmente realtà. Quindi può anche darsi che siano stati rilevati, ad oggi anzi secondo me è probabile che siano stati rilevati, semplicemente non sono stati dichiarati. Non è stato dichiarato questo però, non è stato detto nulla a riguardo, cioè quel che sappiamo l'ARCO è in funzione ad oggi, quindi non è stato comunicato nulla riguardo allo spegnimento, perché negli altri casi sarebbe stato comunicato lo spegnimento e la riaccensione. Bellissima conferenza di un argomento difficilissimo spiegato in modo magistrale, la metteremo sul nostro canale YouTube perché è stata registrata, quindi la troverete a breve come tutte le altre conferenze del museo, potete rivederla, grazie.